Buonasera a tutti, amici. Stasera mi preparo uno spaghetto con acciughe, cannocchie e due pomodorini. Quindi una cosa semplicissima, rapidissima, ma veramente gustosa. Proprio il sapore del mare. Pesce azzurro e crostacei. Guardate qua che splendore. Queste sono delle cannocchie di Posidonia, prese dalla Posidonia, spaccate, fate rosolare un po'. Con dei filetti di acciuga, guardate queste acciughe, guardate il filetto, guardate, è uno spettacolo. Vanno pulite sempre le acciughe perché sono amarognole, quindi bisogna levare per bene la lisca e poi lavare dal sangue che hanno. Ecco qua, guardate un po' che filetti. Quindi con veramente due ingredienti molto economici mi faccio uno spaghetto speciale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E ci vediamo più tardi per l'assaggio. Intanto continuo a filettare le acciughe. Come vedete, tolgo la testa e l'interiora e poi prendo la punta della lisca dalla parte superiore, tiro ed è fatto il filetto. Ecco qua. Una volta fatti i filetti e messi in una terrina, ci metto un bel po' di sale. Come al solito avete già visto anche altre volte questo procedimento con le acciughe, metto sale ed acqua, una sorta di salamoia, e così le sciacquo un po', ma soprattutto è per levare l'amarognolo. Ora taglio dei pomodorini, qua in questo caso ho usato dei ciliegini, ma si possono usare anche dei datterini, insomma un pomodoro di stagione dolce. Uno spicchio d'aglio in camicia schiacciato e adesso preparo le cannocchie. Con le forbici taglio un pezzetto di coda e poi vado su per il carapace superiore. Ecco qua, lo incido. Guardate un po' la polpa interna, non ci sono fileti dell'intestino da levare, è pulitissima e quindi continuo in questo modo. Lascio quindi la cannocchia intera, taglio solamente la parte superiore del carapace. Ora una sciacquatina veloce sotto acqua fresca alle acciughe per togliere eventualmente qualche spinetta, qualche impurità. E via, una padella abbastanza capiente e faccio rosolare un po' lo spicchio d'aglio. Una volta che ha preso un po' di temperatura e di colore, butto le cannocchie e le faccio rosolare nell'olio. Il tempo di cottura è abbastanza breve, qualche minuto, il tanto per farle irrigidire e togliere tutto il loro sapore. Una sfumata di vino bianco. Una girata ancora per un minuto, 2 minuti, non di più, e poi un po' di prezzemolo sopra. Ecco qua, così si insaporisce per bene il tutto finché una volta che hanno fatto il loro dovere, cioè hanno rilasciato tutto il gusto nel fondo, così le posso levare. Ecco qua, adesso sono pronte e quindi le metto da parte, poi dopo le aggiungerò allo spaghetto e ovviamente quello che c'è all'interno si mangia. Butto il pomodoro già tagliato e lo faccio sudare un po'. Un pizzico di sale, volendo potete aggiungere anche del peperoncino, in questo caso l'ho lasciato così. Ora, una cosa che io faccio spesso quando faccio un sugo con i pomodorini tagliati è quella di metterli dalla parte del taglio in modo da sudare di più e far uscire ancora più polpa. Bene, una volta che hanno rilasciato un po' di sughetto, metto le acciughe e le faccio rosolare anche queste qualche minuto, non tanto, perché poi continueranno a cuocere anche dopo, quando finirò di mantecare la pasta. Ecco qua, levo l'aglio, lo spicchio d'aglio e ci siamo. Ora, mentre riposa il sughetto, ho messo una pentola d'acqua bollente a bollire e quindi butto la pasta. Una volta che la pasta è piegata, faccio rinvenire il sughetto, quindi a 3/4 di cottura. Butto la pasta nel sughetto fatto e aiutandomi con qualche mestolo della sua acqua finisco la mantecatura. Roba veramente di qualche minuto. Un po' di olio crudo in modo da dare come al solito un po' di emulsione e quindi un po' di densità. Infine aggiungo le cannocchie che avevo precedentemente tolto, quindi le rimetto nella pasta. E poi spengo, metto un po' di prezzemolo fresco e pronto a servire.
Assaggiamo. Stravanata. Stravanata. Buon appetito. Fatemi sapere nei commenti quando la fate.